è una ricorrenza che ci piace, come alcune ricorrenze festive per esempio, che sono molto molto belle. Quindi al nostro ospite, oramai non dico mascotte perché poi ho scoperto essere anche molto giovane, ma non sembra per la sua esperienza, diamo il benvenuto a Davide Bortone, fondatore di winemag.it e di vinilsupermercato.it. Buonasera Davide. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per il ricorrente, non me l'aveva ancora detto nessuno. Sei, per noi sei una ricorrenza, sei una specie di epifania, di sai, 15 agosto, quelle feste che capitano, che sono belle, no? A differenza di altre che magari hanno, non hanno lo stesso appeal. Tu invece sei talmente, fantastico, come dire, artificiale, nel senso di fuoco d'artificio, che è un piacere ascoltarti con tutto quello che combini. E direttamente e indirettamente, perché ogni volta che pubblichi qualcosa, ogni volta no, fortunatamente, perché saresti sempre dagli avvocati, però spesso quando pubblichi qualcosa è sempre qualcosa che un po' fa parlare, e secondo me un confronto civile può portare sempre ad imparare. Certamente, ti ringrazio per la presentazione. Ti ringrazio per quello che scrivi. Allora io partirei abbiamo due argomenti purtroppo stasera e il tempo è quel che è. Partirei intanto da quello che hai scritto qualche giorno fa sul ruolo del sommelier all'interno della GDO. Sappiamo che c'è, non so se qualche distributore, qualche supermercato lo sta facendo, solo uno al momento, però so che la tendenza è quella di avere una persona competente all'interno della corsia dei vini, perché giustamente le persone, l'appassionato vuole conoscere un po' meglio quello che va a portare a bere in tavola tutti i giorni. È una tendenza un po' diffusa o è solo una catena che se ne sta occupando intanto? No, 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 in realtà sono diverse le catene. Quella che ci sta credendo in maniera forse più determinata e convinta è Esselunga, quindi la catena fondata da Caprotti, però anche in altre catene sono presenti, anche se più sporadicamente, sommelier, sia per consigliare vini oppure per eventi, come per esempio delle feste del vino che organizza per esempio Carrefour, per citare un'altra catena. Questo caso però si parla appunto di un sommelier assunto come tale, per la qualifica che ha conseguito, all'interno di un punto vendita della catena Esselunga, che ci ha raccontato appunto che fa quasi tutto tranne quello. Cioè, scusami, aspetta, fermo lì, un secondo solo. Un supermercato io immagino che abbia diversi ruoli, ovviamente, per gestire il punto vendita, che può essere il cassiere o la cassiera. Userò il maschile per comodità, non me ne vogliano ovviamente le rappresentanti, le lavoratrici di questo settore, e neanche di tutti gli altri, ovviamente. Quindi un cassiere, una persona al banco gastronomia, un caporeparto, non so quale sia la suddivisione dei ruoli, e di conseguenza anche un sommelier, appunto, addetto a gestire, non solo a presentare i vini, ma anche a gestire la propria corsia, no? Il rifornimento, lo stoccaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto, esattamente, è assunto con il terzo livello del commercio, del contratto collettivo nazionale del commercio, quindi con la stessa mansione di un caporeparto, e il reparto suo è la corsia dei vini, in realtà, perché appunto è sommelier. Il problema è che questa persona ci ha raccontato di svolgere ben altro all'interno del punto vendita, e che la mansione del sommelier occupa un 10% della sua giornata lavorativa full time, e ovviamente questo potrebbe creare qualche problema anche alla catena stessa. Da che punto di vista, scusami, alla catena stessa? Perché nel momento in cui io assumo una persona per stare al pesce, non lo so, ai prodotti ittici freschi, per esempio, e quella persona, oltre quello, magari in altri orari, fa anche altre mansioni, è una cosa che può, come dire, dar fastidio, può portare dei guai anche al supermercato? No, ci sta, no? No, sicuramente dei guai no, però se una persona viene assunta con una determinata qualifica, che è appunto quella di sommelier, non si aspetta di passare il 90% del tempo a caricare i detersivi o la carta igienica, e questo invece è quello, certo, che viene secondo la testimonianza di questo.
tu stai dicendo che se l'attività principale è quello di gestire detersivi o scaricare camion di aiuto di Scottex o per fare nomi di carta igienica o di altre cose, sì. Non è, dici, non c'è qualcosa che no, potrebbe essere un 10-90, avrebbe senso, ma nel caso contrario. Nel caso contrario c'è qualcosa che non va, si sta sostanzialmente sfruttando una professionalità in ruoli che non sono quelli adeguati alla professionalità stessa. No, sono d'accordo, però è anche vero che in epoca di crisi di professioni magari il sommelier è costretto, tra virgolette. Io conosco diverse persone che fanno i sommelier nei ristoranti, per esempio, sì, e sì. Nessuno di loro si sognerebbe di non dare una mano in cucina o di portare una forchetta laddove serva al tavolo, perché trovo giustamente che se stiamo in sala, la brigata è tutta unita, il sommelier, anche se è tale, e ovviamente come dici giustamente tu, ha una competenza maggiore nello specifico, in quel settore specifico degli altri, può anche adattarsi a mandare avanti la baracca anche in altri modi. Sì, 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 questo sicuramente, ma lo ha sottolineato anche la persona con cui ho parlato, non è una persona che non vuole rendersi disponibile, è un sottolineare il fatto che, a differenza di quanto titolato dal Sole 24 Ore, articolo che cito appunto, sì, nel mio articolo, scusa il gioco di parole, sommelier 2 punti ora richiesti anche dalla GDO, sì, ma per fare cosa? È la risposta di questo ragazzo a quell'articolo del Sole 24 Ore. Cioè, se vengo assunto per fare il sommelier non passo il 90% del tempo a sbancalare la merce per gli altri reparti e poi per caricarli o per buttare i cartoni o scaricare i camion. No, sicuramente. Cioè, ci vorrebbe un po' più di però è un po' faticoso, immagino, no? Dall'interno limitarsi. Io nel lavoro che faccio mi capita di fare anche altro e non solo quello per cui sono stato assunto. È anche vero che è una minima parte, quindi mi viene dalla parte riconosciuta la competenza specifica del mio settore, ma se serve faccio anche altro. Non è che faccio tutt'altro e ogni tanto faccio quello per cui vengo pagato. Esatto, esatto. Questo è quello che vuole sottolineare il sommelier. E mi sembra che con sia anche condivisibile, ma la storia finisce qui o c'è anche un secondo tempo? Ci sarà un secondo tempo domani. Ho chiesto un commento a 2 sigle sindacali e ai presidenti di 3 associazioni sommelier, e quindi domani uscirà appunto il commento. La cosa che posso anticipare è che entrambe le sigle sindacali a cui ho richiesto una dichiarazione hanno sentito di non dover rilasciare alcuna dichiarazione. Quindi questo li adoro, no? Quando in televisione 2 domande. Quando in televisione c'è una persona intervistata, come potremmo fare io e te adesso. Io ho una trasmissione telefonica, intervisto Davide Bortone e che lui racconta quello che fa con i suoi magazine. Qualcuno che si sente, che potrebbe sentirsi chiamato in causa, vedi Esselunga ad esempio, può dirci: ma Radio sì. Perbacco, però voi avete chiamato Davide Bortone e lui l'avete intervistato senza un contraddittorio. Premesso sì. Che io faccio la trasmissione e educatamente invito un po' chi voglio. Però è chiaro che se Davide Bortone dovesse lanciare delle accuse specifiche, non infamanti ovviamente, delle critiche, no, certo, delle critiche costruttive, delle critiche a ragion veduta nei confronti dell'esempio che stiamo facendo Esselunga, darei spazio anche ad Esselunga, ci mancherebbe pure che non amiamo il confronto e il dibattito, ma è anche vero che io, se voglio, posso anche non farlo, come le persone da te chiamate per dare una propria opinione si sono rifiutate di fare, e poi uno viene anche un po', non dico giudicato, ma insomma si prende atto di come si reagisce di fronte a certe cose. Certo, questo è il benzinaio che si rifiuta di fare il premio,
di fare il pieno alla macchina, cioè io lo vedo così, trovando una formula molto gentile per descrivere, cioè, le non risposte di due sigle sindacali. E poi volevo precisare un'altra cosa, un minuto dopo la pubblicazione dell'articolo è partita una mail, mi riferisco a quello appunto ancora sul sommelier, è partita una mail all'ufficio stampa di Esselunga per una richiesta di commento e di replica alla testimonianza, certo, raccolta, risultato nessuna risposta da parte di Esselunga, quindi io il mio l'ho fatto, se Esselunga poi vorrà rispondere tramite altri mezzi. Ti rispondo brevemente facendo raccontando di questa piccola cosa. Un altro ospite non ricorrente come te, purtroppo non riesco mai ad incastrarlo con te, sono più fortunato, ci racconta che quando lui dirige una rivista di difesa dei consumatori, quando trova ad esempio una magagna in un prodotto, facciamo l'esempio di un riso della marca Oppenbacco, sì, quando vanno a fare i test su questo riso Oppenbacco e trovano magari che c'è una che ne so, un dato non corretto, un dato non inaspettato, mettiamola così, prima di pubblicare la notizia chiedono al produttore Oppenbacco di riso, guardi Oppenbacco di riso, che abbiamo trovato questo valore un po' anomalo, stiamo tra una settimana, 10 giorni, 15 giorni, stiamo per pubblicare la notizia, vogliamo sapere se avete qualcosa da aggiungere a questo tipo di verifica che abbiamo fatto, perché giustamente il mio non è il mio, dico, colui che porta avanti l'informazione, io non amo attaccare riso Oppenbacco per piacere, ma io amo così definire delle regole all'interno delle quali deve muoversi un produttore, perché queste regole sono state date dal nostro Stato e dall'Unione Europea nello specifico. Quindi è giusto che il produttore dica: porca paletta, si vede che c'è saltata quella componente lì di pesticida, sto inventando, grazie che ce l'avete fatto notare, oppure guardate che il vostro test è sbagliato perché bla 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 bla. È così che il prodotto poi migliora e anche il consumatore è più attento, perché sa che c'è in ballo una sorta di, perdonami il gioco di parole, di balletto tra chi produce e chi prova, testa, verifica e vede che le cose vanno bene. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Io appunto, ripeto, ho fatto il mio, cioè la richiesta di replica e di dichiarazioni ad Esselunga l'ho fatta. No, ma questo per dirti che il piacere che abbiamo in trasmissione è proprio perché sappiamo come lavori e amiamo questo tipo di atteggiamento. Atteggiamento che invece possiamo condividere anche con quello che ho letto qualche giorno fa di un vino che hai assaggiato per la prima volta, perché prima non c'era in commercio, un vino che rappresenta delle caratteristiche olfattive particolari che di norma non vengono trovate in una bottiglia di vino. Sì, sì, esattamente, si tratta dell'ormai famigerato Mr. Brett, questa etichetta di un Cabernet del 2013 brettato, quindi brettato significa che presenta dei profumi che sarebbe meglio definire odori in questo caso, pur parlando di vino, assimilabili a quelli del pelo bagnato dell'animale, quindi un difetto. Vabbè, non particolarmente il produttore gradevole. Invece, esatto, sì. Non particolarmente gradevole in un vino. Il produttore invece ha deciso di imbottigliare questo vino, di farne 600 bottiglie per l'esattezza e di venderlo ad 8 euro, quindi bravissimo, sa che c'è un mercato per i vini difettati, ma questo appunto, ed è questa la ragione per la quale ho voluto scrivere di questa etichetta, rischia secondo me, secondo molti, di danneggiare l'intero mondo dei vignaioli naturali, cosiddetti produttori di vino naturale, perché se non solo ho un vino difettato, ma quel difetto lo trasformo nel nome del vino, oddio, tante fatiche cercare di far capire. È un pochino borderline, se vuoi metterla così, però se io immetto un prodotto che la legge, qui sto camminando su un filo di rasoio, se io metto in vendita un prodotto che la legge non mi proibisce di venderlo e quindi non è un prodotto dal punto di vista alimentare pericoloso, sì, ok, e spiego che quel vino presenta una caratteristica che di norma non è propria di un vino
come dire, prodotto a regola d'arte, diciamo così, ma è la causa di un evento fatto in cantina. Per quanto mi riguarda,